molto, molto lunga. Prendi punto. Tira subito il pallino e gli va bene. Lo smezza e con l'effetto della tavola laterale il pallino va a posizionarsi poco lontano dalla boccia di Manuelli. Vedete il sole che filtra dentro la bocciofila della Virtus, giornata fresca ma con un tiepido sole qui a Bazzano, non riesce a prendere il punto e d'ora Sebastiano, un punto molto difficile. Dovrebbe colpire sulla parte sinistra la boccia del punto per ottenere un ottimo risultato. Non è così, in effetti, ma la giocata è valida in quanto era bersaglio, ma l'intento suo era quello di colpire la boccia del punto, ma ha fatto gioco ugualmente colpendo la sua. Gioco ormai abbastanza grande, largo. Due bocce da tirare per Manuelli, una per Barbieri. Ed eccolo Sebastiano con l'ultima boccia, potrebbe, tirandola bene, metterla anche leggermente coperta, mentre la boccia, vedete, scorre sulla parte sinistra del campo, poi cade e se probabilmente prende il punto. Dico probabilmente, ma non ne sono certo. Aspettiamo, ecco, l'arbitro si appresta alla misurazione, quindi non facile da vedere ad occhio. Preso il punto. Manuelli si attarda in quanto Marco Di Nicola sta effettuando una bocciata nell'altro campo. Riesce a raccogliere il primo punto Sebastiano Barbieri. Ci arriva il primo aggiornamento da Colbordolo.
dove nell'individuale è finito un 7, nell'individuale sicuramente sarà stato un ottimo incontro tra Porrozzi e Palma, vince il primo 7, Leonardo Porrozzi per 8-5, questo è il primo risultato parziale che ci viene dagli altri campi, quindi da Colbordolo Pesaro. Ripeto, Porrozzi Palma nell'individuale, vince Porrozzi il primo 7 per 8-5. Torniamo qui invece sui campi dell'Aquila, dove già un 7 è stato vinto da Manuelli. Questo è il secondo tiro dell'individuale tra Manuelli e Sebastiano Barbieri, 1-0 conduce in questo secondo set Barbieri, mentre sull'altro campo l'Aquila passa in vantaggio, raccoglie due punti e si porta sul 6-5. Vediamo Manuelli al tiro sul pallino. Colpisce il pallino, guardate un po' dove va. Si dice di solito che il gioco alle volte favorisce, tra virgolette, chi gioca meglio. In effetti, fino a questo momento Manuelli ha giocato bene e quando, sì, solo in una circostanza, con un'ultima boccia, prima Sebastiano ha buttato fuori il pallino, ma nelle altre occasioni direi che il pallino è andato sempre abbastanza lontano dalle bocce di Sebastiano, mentre Emanuele ha tirato un paio di volte il pallino e oltre che averlo preso in pratica ha giocato bene. Vediamo un po' questa giocata da parte di Barbieri. Mi sembra che abbia dichiarato il secondo punto, ma non colpisce e quindi c'era la possibilità o sulla sinistra o sulla destra, colpendo avrebbe fatto gioco anche sul punto perché la boccia non passa dietro tra boccia e tavola di fondo. Gioco dovrebbe essere ancora quello da parte di Barbieri che sta tirando la penultima boccia. Prova nuovamente il tiro lì, vedete, il gioco era praticamente facile, bastava colpire, cioè in teoria direi, era abbastanza facile, prevedere una volta colpita la boccia del secondo punto che avrebbe avuto la possibilità di carambolare sul punto, e così è stato. Ma ora il punto è a terra, è ancora di Manuelli e Sebastiano gioca l'ultima boccia di tornata. Punto è preso. Emanuelli tira la boccia sua sotto la sponda, vedete? Boccia bianca sotto la sponda destra. Non ha difficoltà a colpirla. Vediamo un po' se riesce a realizzare nulla. Come no! Realizza due punti. Ha caricato leggermente il pallino, quel tanto di portarlo vicino alle sue due bocce. E inserisce anche la terza boccia, passa a condurre 3-1 Manuelli. Ripeto, nel campo della terna è avanti, dopo aver inseguito dall'inizio dell'incontro, è avanti l'Aquila per 6-5. Siamo in prossimità del termine del primo set, vediamo in difficoltà Ancona 2000 e con Patrignani, si apprestano al tiro sul pallino, ultime due bocce per Patrignani, ma ne hanno tante da giocare ancora
Patriniani colpisce, ma poi torneremo sul campo della terna per darvi il punteggio. Comunque Patriniani ha fatto gioco, ha portato il pallino a fondo campo, ora sono i giocatori della Virtus a far gioco. Mentre noi proseguiamo la cronaca su questo campo, dove Manuelli continua a giocare ottimamente, vediamo un po' se Sebastiano andrà al tiro sul pallino, crediamo proprio di sì perché è zona volo, e ci sembra, no, cambia idea, sembrava che partisse dai 4 metri, così è, quindi pallino, solo pallino. Nulla da fare. Non era difficile capire che aveva tirato il pallino, quindi c'è stato un attimo di indecisione tra arbitro e Manuelli, ma era semplice la ricostruzione, non si può lasciare una boccia a fondo campo a un giocatore che sta tirando il pallino, quindi nulla. Ancora pallino per Barbieri, questa volta la bocciata è più morbida rispetto alla precedente, e direi che giocata abbastanza bene per lui. Il pallino va a collocarsi a circa 35-40 centimetri dalla boccia del punto. Vediamo questa bocciata sicuramente rallentata sulla sponda sinistra. Con la calatina non riesce quella giocata Manuelli, alle volte per questi giocatori sembra abbastanza facile, per lui dovrebbe essere ancora maggiormente, conoscendo questa sponda o tutte le sponde dei giochi di Bazzano qua. Ma come avete visto non è riuscito a far gioco, ora prova a chiudere o perlomeno tenta anche di prendere il punto, ci sembra giocata molto bene, però poi in quella posizione vedete come prende la pendenza del campo e non riesce a togliere. La regia si porta sul campo avverso, vediamo che il punto è vero. E poi vediamo Manuelli in questa circostanza se riuscirà nuovamente a fare gioco. Ci sembra corta questa boccia, è anche troppo alta perché poi scende, quindi due bocce da giocare per Sebastiano. Non facile per inserire punti in quella posizione, mentre Patriniani fa un altro miracolo, oserei dire, dopo aver colpito un pallino con l'acqua alla gola, riesce a togliere un punto molto difficile nel campo della terna. Ultima boccia per Sebastiano Barbieri. Crediamo che sia molto difficile poter inserire una seconda boccia in quella posizione del campo, perché le bocce non tengono, non stanno, a meno che si appoggi sulla boccia, niente da fare, scende, anche perché ha perso quella forza che gli poteva dare la possibilità di tenere. E quindi un punto solo per Sebastiano Barbieri, che si porta sul 2-3. Ora è Barbieri che cambia sponda, in pratica sulla destra in questa circostanza, boccia buona, mentre nell'altro campo vediamo Mirko Savoretti al tiro, è un errore, vediamo se ci sono
punti, addirittura regala 2 punti o 3 punti agli avversari. Vediamo un po', sì, è proprio così, ha cercato di colpire la boccia del punto, ma ha colpito il pallino che ha rimpallato sulle bocce più lunghe e si è portato, il pallino è andato a centrocampo dove c'erano 3 bocce di Ancona 2000 che vince anche questo set, direi con 2 giocate da parte di Federico Patrignani determinanti per la vittoria di questo set, quindi Ancona sta conducendo per 2-0, qui stiamo parlando di set, vince 8-6 il primo set della terna. Torniamo qui sul campo dell'individuale, dove Sebastiano Barbieri, vedete, bocce pari a fondo tavola, vantaggio per Emanuelli di 1 boccia, Emanuelli va al tiro. Tiro sotto mano, è un fermo, direi. Vedete, ecco, l'arbitro ha cancellato i segni della boccia precedente con l'effetto della sponda, la boccia di Emanuelli. Direi che ha fatto sì e no 30-40 centimetri, ma in orizzontale. Vediamo se riuscirà a prendere questo punto, Barbieri, molto molto interessante e bravo in questa circostanza nel riuscire a passare tra boccia e sponda e togliere il punto. Emanuelli, ultima boccia per lui, tiro di volo. Bella boccia, applausi, diversi spettatori venuti da Ancona, tre punti addirittura su questa giocata, boccia tolta, pulita, nonostante fosse abbastanza difficile colpirla, non per giocatori di questo livello, però bisognava colpirla in un certo modo e Emanuelli ha colpito bene e ha realizzato 3 punti, quindi si porta sul 6-2. Ottima giocata. Emanuelli ritenuto un punto di forza per 4 anni qui alla Virtus L'Aquila, è diventato un altrettanto punto di forza per Ancona 2000 che era già forte, oggi vi dico che manca Giovanni Iacucci, ma è una formazione senza dubbio con Cappellacci, Patrignani, Cesini, Emanuelli, Iacucci, io la considero una delle formazioni che potrebbero aspirare al titolo. Non manca niente a questa squadra, a questa formazione. E quindi vedremo sicuramente un bel campionato con diverse formazioni in lotta per il titolo. Emanuelli colpisce questa volta, ma dalla parte sbagliata, e la boccia non esce.
giocata a punto per Manuelli. Vedete, la sponda non lascia e quindi basta dosare bene la forza. Ora è proprio lungo l'asse dove anche colpendo si potrebbe caricare il pallino. Vediamo un po' il gioco alle volte quanto deve dire. In questo caso avete visto con lo spostamento della tavola, con una boccia avvenuto, l'altra è riuscita a passare esattamente tra tavola di fondo e pallino, quindi c'era la possibilità di caricarlo il pallino, ma così non è stato, perché queste sono le bocce. Nuovo accosto per Manuelli. E lui che dice che è preso, e quindi nuova bocciata per Barbieri. Questa volta il pallino se ne va, ma non con la boccia colpita, con la boccia di Barbieri. Vediamo un po', il pallino è lì in mezzo dalla nostra postazione di fisica, eccolo qua che lo vediamo, e vediamo le bocce bianche, perlomeno una è sicuramente di Manuelli. Vediamo un po', da questa, dalla nostra postazione possiamo dire che ci sembra che la boccia più vicina sia quella bianca, mentre di qua, nell'altro campo, vediamo un bel tiro di volo da parte di Andrea Cappellacci. Siamo in campo lungo, ecco, questo è un primo piano di quattro bocce di Manuelli, due sono quelle verdi di Barbieri. Stanno girando attorno, ma non vedo la stecca, eccola, la famosa, questo è il metro. Sono quasi equidistanti le bocce, vediamo un po' gli arbitri che cosa ci dicono, ancora non sono riusciti a, sembra che abbia fatto cenno che siano due punti per Manuelli, se così è, ultima boccia per Barbieri, vediamo un po' se riesce a toglierne uno almeno, altrimenti è partita. Parte di nuovo il pallino, ma il punto rimane a Manuelli, che si porta a quota 7. 7-2 il punteggio. Ancona 2000 che sembra avere una carica maggiore, sta conducendo 2-0 nei set, ha vinto il primo set sia nell'individuale che nella terna, e sta conducendo Manuelli il secondo set per 7-2, mentre nella terna conduce 2-0 l'Aquila, secondo set. Vediamo Sebastiano, sembra intenzionato subito a tirare il pallino. Anzi no, tira la boccia. E rimane dentro. Buona anche questa boccia di Manuelli. Due pezzi, ma siamo in zona dove si può tirare di raffa, quindi sicuramente Sebastiano dichiara la boccia del punto, solo in zona neutra devi muovere
devi dichiarare nel bersaglio, se vuoi tirare di raffa, devi dichiarare e muovere quello che dichiari. Qui siamo nella zona dove si può tirare di raffa e quindi di norma si dichiara il pezzo più grosso. Eccolo ancora, sottomano da parte di Barbieri, riesce ugualmente nell'intento anche se l'ha colpita pochissimo. Ripeto, 7-2 per Manuelli, ultima boccia per lui, ancora una boccia per Sebastiano Barbieri, ancora una boccia buona e quindi andrà tirata. Vediamo un po' l'epilogo di questa tornata. Sottomano, ai, perde di nuovo Barbieri, ma ha tentato naturalmente il sottomano per poter incrementare almeno un paio di punti con un fermo, e quindi 8-2 e si porta sul 3-0, Ancona 2000. Avevamo un risultato parziale da un altro campo, Francesco? Dal Terrio, signorini 8, dal Terrio 7, quindi signorini, vediamo un po', Monastier Rinascita, quindi sui campi di Treviso, Paolo Signorini, io stavo guardando appunto il calendario dove mi veniva in mente che Paolo Signorini inizio poco prima che l'inizio della stagione sembrava approdasse a Treviso e poi è rimasto a Modena nella Rinascita,